Ciao a tutti ragazzi, sono Andy e bentornati sul mio bellissimo canale con Planet Base. Allora, Planet Base, che ultima volta avevamo fatto un paio di cosine, tipo un altro coso dell'ossigeno, un'altra entrata, un'altra camera stagna, un'altra batteria grande, che mi sa che farò un altro pannello solare molto grande, a quanto ho capito, perché qui... e devo fare un'altra turbina eolica grande, che sembra una bazzecola, ma... fidatevi che ho aperto quello perché sto spostando il mio HUD di Action. Servono anche molto, perché adesso dobbiamo fare una cosa molto importante. Una cosa molto importante che è... Dove cazzo sta? Mi sa quelli scudi... Sì, ecco qua. Il centro di controllo. Allora, questo... innanzitutto fammi vedere se è un T però. Che se è un T devo metterlo in un... No, non è un T. Non è un T, quindi posso piazzarlo tranquillamente da qualche parte qui. Non è un T, quindi lo piazzo qui. Perché devo fare questo? Perché con questo possiamo controllare... Prima cosa possiamo avere con armi belle, officine belliche, dei militari che proteggono il nostro posto. E poi possiamo controllare se c'è qualche tempesta, qualche fulminata, qualche cazzo che non va. Posso dirgli ai miei coloni che... di rientrare. Così evitiamo che si fanno del male fisico. Invece che sta fuori con la tempesta di sabbia. Vedete, da qui è più facile che escano. E infatti ho fatto bene a fare questa camera qui, perché così almeno non vanno da qua a qua giù, ma vanno solo da qui a qui. Ed è molto più veloce. Ma porco di quel porco. Ecco, una volta costruita questa fottuta, dobbiamo andare a costruire questo centro di controllo. Richiede il centro di controllo, ma l'antenna radio. Poi il telescopio e il laser antimeteoriti. Così almeno questi fottuti non rompono più i coglioni. Poi, su questo pianeta c'è un rischio di tempeste di fulmini? No. Questo è un cartello e fa solamente... Niente di che, è un cartello. C'è scritto... Pianeta Alfa, quello che... Praticamente quello che abbiamo chiamato noi base Alfa. L'abbiamo chiamata noi. È un cartello indicativo che dice che tipo di... Come si chiama il posto, basta. Madonna, guardate quanti ne stanno a cadere. Allora, vai un po' più veloce. Che qui me ne mancano due ferri e un coso, dai, che ci dovremmo avere tutto. Ci dovremmo avere tutto, sì, a voglia, dai. Dovete solo lavorare un po' il ferro. Mi sa che il ferro è quello che manca, credo. Sì, mi sa che il ferro, cioè il metallo è quello che manca, perché sta tutto qua. L'hanno mandato tutto là. Mi sa proprio di sì. Quindi devo aspettare che Tizio Caglia e Sempronio facciano del coso. Per questo dico che voglio... costruire questo. Dov'è? Costruttore? No, minatore. Questo, voglio il minatore io. Che il minatore si mette qua dentro, sciaone. Te lo scordi proprio. Quanto sta questo? 84, mi sa che dobbiamo farne un altro. A breve dovremmo fare anche il magazzino quello grande. Perché meno quello grande porta un po' più de... c'è un po' più di potenza gestionale. Allora, mi servono i cosi. Bravo, mettete a lavorare, dai, su, fa qualcosa. Invece di scassare, minchia, basta. Qui energia, come stiamo messi? Ohia. Va benissimo. Qui siamo messi eccellenti. Tu stai portando il coso? Perfetto, bravo. Se me ne fate un altro di questi, non è che soffro, eh. Tranquilli, eh. Non è che moro se me ne fate un altro. Ok. L'ha prodotto. Adesso dove sta? Lo stai portando fuori? Ma quanto sei bravo. Mamma mia. Ma sei proprio bravo sei. Mo me ne mancano un altro. Me ne manca uno solo. Guarda se riesco a farlo. Oh, qua. Chi viene qui? Madonna quanto sei bravo. Date dove cazzo è caduto. No, se devo sbrigare, raga, devo fare quel cazzo di missile. Ma spara meteoriti prima che sve... Madonna quanto curi. Ah, me l'ho dimenticato che sto a velocità 4. Sembrava un criceto, porca puttana. Un criceto dentro la ruota, raga, sembra sto cazzo di umino brutto. È stanco. Però ha prodotto energia, zio. No, non è vero. Non ha prodotto energia. Stai a produrre, mortacci di Pippo.
Vai a prendere e portare lì, per favore. E ti muovi pure. Forza. Costruire, costruire, muoversi. Dai, su, costruire, forza. Costruire, muoviti, costruire. Oh, bravissimo. Costruire, forza. Ignorante. Bene, un ondato. Un altro ondato. Ok, andiamo a costruire all'interno la nostra prima centro di sicurezza, console radio, console per telescopio e armeria. Allora, prima mettiamo il centro di sicurezza, la prima cosa che dobbiamo mettere. E poi l'armeria. Che l'armeria la possiamo mettere da quest'altro lato, perché... Vai, armeria. Quindi centro di sicurezza, manca ancora un ferro. E armeria da quest'altra parte. Poi faremo la console radio e il console telescopio. Ma ovviamente per fare entrambe quelle dobbiamo mettere il telescopio e la radio, appunto. Allora, l'antenna radio possiamo anche spiazzarla qua, tipo. Però 4 è grande. Non lo so, sono indeciso. Vabbè, mo vediamo. E invece il telescopio lo possiamo piazzare. Mazza, 4 pure questo. Possiamo passare qui il telescopio volendo. Vabbè, mo vediamo. Famogli fa prima queste due cose qui. Poi gli facciamo fare il resto. Stanno riparando, perfetto. Qui stanno succhiando energia perché non c'è vento e non c'è sole. Stiamo in mezzo alla cacca, ve lo dico. Devo fare un'altra batteria, mi sa. Perché la vedo critica. La vedo veramente critica senza batteria. Tempesta di sabbia imminente. Se non c'ho il centro vattappian del culo, Sally. Allarme giallo, allarme rosso. Tutti quelli che rimarranno all'interno. Medicina e guardie rimarranno al lavoro più a lungo. Vai, allarme rosso. C'è una tempesta in corso. Vorrei insiste. Ecco, il coglione è dovuto andare fuori. Coglione, vedi? Coglione. Questo non esce, vedete? 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 Perché? Perché ovviamente ho dato l'allarme rosso. Ricordatevi di staccarlo una volta che avete dato, però. Da qui. L'allarme giallo invece, tutti i coloni rimarranno all'interno. Medici e guardie rimarranno al volo più a lungo. E basta. Poi, se necessario, i coloni combatteranno contro i nemici di ogni costo. Ah, vabbè, questo qui allora non serviva. Va benissimo il giallo. Va benissimo il giallo. Non serviva quello rosso in questo stato così d'emergenza. Però mi sta ricarica queste, o sbaglio? Beh. Vorrei vedere. Una tempesta di un culo sabbia. Dai, questo sto coglione sta male, ovviamente. Che è un tardoloide. Bene, questi stanno facendo metalli, quello che mi serve. Armeria costruita, wow. Finita l'armeria, perfetto. Dovrei avere qualche arma, probabilmente adesso il robot me la porterà là. Giusto? No, sta a prendere cibo. Vabbè, fa come cazzo pare. Ok, che abbiamo deciso? La tempesta se ne può andare a fando mazzi di soreda o dobbiamo aspettare che mi bruci tutto? Che abbiamo deciso? Che è questo? Figo. Possiamo mettere... adesso ci stanno le telecamere ovunque. No, sapevo sta cosa delle telecamere col centro di controllo. Mo la so. E basta con sta cazzo di tempesta, su. Oh. Bene. Tempesta rientrata, forza. Mo potete fare quello che volete. Madonna, è durata una vita, oh. Una vita. Vedete la cosa comoda? Proprio questa. Che così almeno io riesco a fare in modo di controllare. E poi riesco a controllare tutti qua così. Guardate che figata. Cioè, una figata sta cosa. Dove vai tu? Dove vai? Stai andando? Che figata. Posso controllare un bel po' di cose. Questo cos'è? Ah, limiti manufatturieri. No, infiniti, infiniti, va benissimo. Stai venendo a costruire questo? Ma quanto sei bravo. Questi? Ok, a posto. Sì, sta costruendo il centro controllo. Sì. Bene. Bene. Bene, 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 bene. Ok, adesso riguarda l'azione da guardia. Però le guardie io ancora non ce l'ho.
perché non ho costruito una cosa importante, e cioè questa. Però per costruire quella mi serve un sacco d'affari. No, prima cosa costruiamo un'antenna radio. Facciamo un'antenna radio, la facciamo qui al centro, pidipim, e la colleghiamo con quello. E poi dopo l'antenna radio facciamo la cosa telescopica. Dove vediamolo, eh? Questa qui telescopica, che serve per costruire il laser antimeteorite, così almeno i meteoriti non ci rompono più i coglioni. Ok. Vabbè, raga, io... cioè, sta andando bene a base, eh? Devo dire la verità, sta andando veramente bene. Mi piace come sta andando, mi sta piacendo. Ci sono armi? No. Ma perché qualche arma io... qualche arma avevo presa, tipo... soldi... no, 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 no. Non l'avevo presa, no. No. Allora, facciamo ritornare il mercante. Perché abbiamo anche una buona... boom, vai. Mercanti. Abbiamo anche un buon... ok. Non so se farli adesso o dopo. Che se li faccio adesso, radio, così dopo mi levo il pensiero. Dopo devo costruire solo i due. Lo so che sto sauridica. Solo questi due devo costruire, questa e quella del telescopio. Li sta facendo i ricambi, devi tagliare il tempo però. Dato che questi non stanno producendo qui. Andiamo avanti veloci, per favore. Stanno andando lì. Ma che bello. Guardate il robot quanto è più veloce, oh. Ma una cifra più veloce. Ah, questo può essere costruito. Bene, bravo. Ok, abbiamo fatto anche la console radio, che ovviamente è comandata da un operaio. Ma se non c'è l'antenna radio è inutile, praticamente. Però dovrebbe arrivare... io direi di far venire pure qualche colono. Tanto l'ossigeno ce l'avemo. Via. Facciamo casuale. No, guardie. Dammi un 5% di guardie. Che adesso i guardie hanno la possibilità di starsene qui tranquilli. Quindi poi far venire qualche guardia. Anche perché qui abbiamo quello che costruisce le armi pronto all'uso. Quindi non dovremmo avere problemi. Adesso mi servono però che... il trasporto. Mi fate un altro coso, per favore? Me lo fate? Ce la famo a farlo? Dove è caduto? No, raga, mi servono queste antenne, assolutamente. Mi serve un'antenna, assolutamente tutto mi serve. Mi serve assolutamente tutto. Qui ce n'è un pezzo, perché non venite a costruire? Mortacci, bippo, sti maledetti infami. A due all'ora, questo è quasi pieno, 96%. 98% è pieno, ma va bene uguale. Che tanto li lasciano qua. Eccolo il mercante. Adesso no, è arrivato solamente il pericoloni operaio. Bene, mi sono arrivato gli altri operai. Perfetto. Perfetto, perché così almeno è arrivato pure una guardia. Ottimo. 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 Quindi le guardie adesso posso farla scendere. Posso anche metterla a zero. Perché tanto per adesso non mi servono guardie. Se me ne serviva una, forse due. Forse. Ma neanche. Ma neanche proprio. Ok, ci abbiamo anche... questa è una nave mercantile però, eh. Ok, vediamo che c'hai. Cibo, basta. Cioè, solo cibo. Ma tu sei proprio un pezzo schifoso, guarda. Non mi piace solo i soldi, va. Va bene così. Mi pio solo i soldi e te do. Te do. No, che 30 pezzi, io. E là là. Così mi finiscono. Valore 5, valore 10. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 170, 180. Vai, commerciamo. Mi prendo solo i soldi e
svuoto un po' l'inventario qui perché è troppo pieno. Sta diventando troppo pieno, 92%. Beh. Eccolo, caduto. Mannaggia la vacca. Vaccosa. Maiala. Guarda se riusciamo a costruire sta affare. Sta venendo a costruire questo. Bravissimo. Bravissimo. La console per te. Porca vacca. Devo fare sto laser. Devo fare questo laser, maledetto. Prima possibile. Devo fare il laser prima possibile. Mancano ancora 17 pezzi di questo. Ehi, va avanti, va. Va bene, ragazzi. Costruita la console per telescopio. Ma manca il telescopio, quindi è inutile. È praticamente inutile. Che dici? Vabbè. Allora, io aspetto questo affare finisca. Tanto quasi fatto. Spero che finisca presto. Prima che lo smonti e prenda calci in culo. Ah, stanno venendo a mettere i pezzi finalmente. Mancano tre ancora qui. Finalmente, così almeno riusciamo a capire che demo fa Davide. Anche se qui mancano. Purtroppo qua. Questo qui è il problema. Questo qui è il problema. Sì, non mi togli troppo cibo però, fratello. Quanto ne ho buttato? Che qui... Se no, cazzo se mangiamo. Sta fava. Dov'è il poliziotto qua? Allora, 3 e... Ok, questo sta a posto. Allora, innanzitutto faccio il salva partita. Che non si sa mai. Anche se si è fatto... Ah, ok, se ne sta andando via. Perfetto. Perfetto. Il mercante mole, vita al cazzo. In realtà pure i coloni, perché tanto non mi servono adesso i coloni. Mi mancano questi però. Eccolo qua, colono. Uno solo. Bene, allora levami pure i coloni, no? Mi fa venire uno solo a botta. Chi te se culo. 449 monete. Ottimo, questo mi piace sta cosa. Lo so che se lo saprete di cambi, lo so. Appena riescono me lo fanno. Non ti preoccupa. Bene ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDT, che devi iscrivervi, lasciare un commento, di iscrivervi alla pagina Google Plus e quella di Facebook. Come sempre tutti i link stanno in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che questa serie vi stia piacendo, perché questa è veramente carina. Sto gioco è veramente figo. È molto interessante anche a livelli manageriali. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Ah, mi raccomando, condividete.